ci cimentassimo con uno strumento e delle apparecchiature nuove che ci hanno dato la possibilità di non bloccare il flusso culturale che cerchiamo di muovere con questa rassegna. Per chi non la conoscesse, ma insomma siamo al settimo anno, quindi è una rassegna abbastanza nota, Amini Confini è una rassegna culturale che si basa sulla narrazione, coinvolge le periferie sociali, quindi è una rassegna di rigenerazione sociale delle periferie. È stata ideata da Francesco Mongello e viene realizzata dall'associazione Amini Confini. In cosa consiste questa rassegna? Praticamente ogni anno noi lanciamo il tema e intorno a questo tema, quest'anno il tema sarà respiro, intorno a questo tema invitiamo i cittadini delle periferie della città di Matera a scrivere dei brevi racconti o delle brevi poesie. Dopodiché, raccolti tutti questi racconti, facciamo una selezione di 10 racconti sulla base di quanto effettivamente suscitino emozioni degli scrittori e dividiamo poi gli incontri dei quartieri in 5 maturarie. Quindi quest'anno vedremo alternarsi gli scrittori all'interno dei quartieri di Villa Longo, Serra Diffusa, San Pardo, La Nera e credo di averli detti tutti. E in cosa consiste questo incontro? Gli scrittori per la prima volta ascoltano i racconti, scrittori di fama nazionale ascoltano i racconti scritti dai cittadini dei quartieri di periferia e dagli studenti. Questa è la grande novità di Amabili Confini. Ma Amabili Confini, che è partita con questa edizione base del coinvolgimento sociale dei cittadini delle periferie, in realtà negli anni ha ampliato il suo programma e ha creato delle Amabili Alchimie, quindi delle relazioni con altre associazioni. Abbiamo sempre parlato di periferie sociali, nel senso che all'interno della raccolta dei racconti noi coinvolgiamo sempre la Casa Circondariale di Matera e anche le associazioni che si occupano di accoglienza degli immigrati. E quindi anche questa è stata la ricchezza per una condivisione di esperienze di vita singolari che hanno arricchito ancora di più culturalmente la nostra associazione. In particolare quest'anno abbiamo una novità particolare, perché per la prima volta Amabili Confini entra nella Casa Circondariale di Matera. Quindi mentre gli altri anni riuscivamo soltanto a leggere i racconti che i detenuti ci inviavano, quest'anno invece siamo riusciti ad entrare nella Casa Circondariale. Riusciremo a portare nella Casa Circondariale uno scrittore, Pierpaolo Vettori, che dialogherà proprio il 20 maggio alle 9:30, dialogherà con i detenuti che si saranno cimentati appunto nella scrittura di questi racconti. Un'altra bella novità di Amabili Confini è il coinvolgimento di tutta questa bella gioventù che vedete, insomma, avete incontrato all'ingresso del museo, che sono studenti del Liceo Classico di Matera, che sempre di più siamo arrivati ad un team di 20 studenti che collaborano con l'associazione in maniera totalmente volontaria per la realizzazione di tutto il progetto. Per noi sono linfa vitale, perché naturalmente oltre alla gioia di vederli coinvolti in una rassegna di un grande spessore culturale, ci portano naturalmente molta creatività, molto stimolo, ci aiutano anche a utilizzare i mezzi social su cui noi magari siamo un po' meno pratici. Ma io vorrei dare il via, senza perdere altro tempo, visto che lo abbiamo già dedicato molto all'attesa, alla giornata introduttiva di oggi, quindi all'anteprima di Amabili Confini. Allora, Amabili Confini quest'anno si svolgerà dal 19 al 16 giugno e vedrà ospiti gli scrittori Pierpaolo Vettori, Fabio Baccato, Michilla Pirro, Nadesha Uyangoda e Giorgia Trimpiani, per poi concludersi il 24 giugno con il fuori programma Amabili Confini Off insieme a Marco Peano. Ma oggi noi abbiamo un ospite particolare, un ospite molto interessante che vedo ha catturato anche la vostra curiosità, Enrico Terrimoni. Vi farei intanto un applauso. Benvenuto Enrico. È professore ordinario di letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia, ha pubblicato diversi libri, articoli, saggi e recensioni, oltre a numerose traduzioni dall'inglese di contemporanei e dei grandi autori della letteratura, come Oscar Wilde, George Orwell e David Masters. Ha lavorato in particolare su James Joyce, traducendo l'Ulisse per Newton Compton, versione vincitrice del Premio Napoli per la lingua e la cultura italiana, sezione traduzione nel 2012, e Finnegan's Wake. Nel 2019 ha vinto il premio Florence Zori in Città di Firenze per la migliore traduzione di un'opera di narrativa straniera. Nel 2021 viene pubblicato per Bompiani l'Ulisse di Joyce per la prima volta in edizione bilingue. Quest'anno ricorre il centenario della pubblicazione di questo capolavoro, uno dei romanzi più innovativi del Novecento.
accessibile al vasto pubblico, ma che in realtà è stato concepito con l'intento di emancipare i lettori, rappresentando uno strumento di liberazione culturale, morale e politica. Un libro che si svolge in un'unica giornata, il 16 giugno 1904, in un'unica città, considerata da Joyce universale, Dublino. In questa giornata non succede quasi niente, ma è proprio in quelle poche cose, in quella quotidianità, che si aprono dei mondi. A proposito dell'Ulisse, Carmelo Bene disse: «Penso che sia il libro della storia umana». A questo punto io lascerei la parola ad Agnese Ferri, che ci introdurrà all'interno del mondo dell'Ulisse di Joyce. Buona serata. Statuario, il pingue Buck Mulligan sbucò in cima alle scale portando una ciotola di schiuma su cui uno specchio e un rasoio giacevano in croce. Una vestaglia gialla senza cintola veniva dolcemente sostenuta alle sue spalle dalla mite aria del mattino. Levando la ciotola al cielo, intonò: «Introigo ad altare dei». Immobile, scrutò dall'alto la buia scarabocciola e sguaiato gridò: «Vieni su, Pinci! Vieni su, pauroso gesuita!» Avanzò con fare solenne, per poi montare sulla piazzola di tiro circolare. Fece dietro front, benedisse per tre volte severo la torre, i campi circostanti e le montagne appena sveglie. Allora, accorgendosi di Stina e Dedalus, si chinò verso di lui e prese a disegnare veloci croci in aria, gorgogliando di gola e scuotendo il capo. Stephen Dedalus, contrariato, sonnolente, con le braccia appoggiate alla sommità delle scale, squadrò gelo nella faccia gorgogliante che scuotendosi lo benediceva, e equina in tutta la sua lunghezza, capelli biondi non tonsurati, screziati, color quercia pallida. Buck Mulligan sbirciò un istante sotto lo specchio prima di ricoprire la ciotola. «Si torna in caserma», fece austero. E poi aggiunse, con tono da predicatore: «È questa, infatti, diletti carissimi, la vera Cristina. Corpo e anima, e sangue, e piaghe. Musica lenta, prego. Chiudere gli occhi, signori. Un attimo. Qualche problema con quei corpuscoli bianchi. Silenzio, tutti». Buonasera, grazie a tutti per essere venuti. Sì. Basta avvicinare qua. Ok. Va bene. Grazie mille per questo invito. Grazie a Costanza Giuseppe che mi ha invitato molti mesi fa, si pensò che ce n'era, perché parlato molto, purtroppo non ce l'ho fatta, e spero che vi auguro una pronta guarigione. Grazie tanto per essere qui, e grazie ai giovani, alle studentesse, per dire. E vorrei partire da due parole chiave che sono state utilizzate all'inizio di questa presentazione. La prima è periferia. E perché periferia? Perché l'Ulisse di Joyce nasce in una periferia. Dublino, che oggi è una delle capitali d'Europa più note, anche perché è una delle mete turistiche giovanili, si va a studiare lingua a Dublino d'estate, si fanno tante cose. Nei tempi di Joyce non era assolutamente così, era una città molto periferica, l'Irlanda era parte dell'impero britannico, quindi era una sorta di colonia britannica, e la capitale dell'Irlanda, Dublino, era una città semi sconosciuta, e Joyce ha intenzione di far diventare questa città un centro e non più una periferia, ma nella convinzione che il centro e la periferia in qualche modo possono anche coincidere. Vi spiego: se mi capita di andare a Roma e di passeggiare per il centro, c'è una via molto famosa oggi che si chiama Via Fantina. È la via in cui si va, i ricchi vanno a comprarsi per vince, e orologi Rolex, è una via dello shopping, diciamo, di alta moda. Ai tempi di Joyce era semplicemente una via del centro, ed era la via in cui Joyce andò a vivere
quando 24enne con un figlio di quasi un anno e una compagna non sposata si trasferì da Trieste a Roma per andare a lavorare in banca. Pensate, lo scrittore più probabilmente più sperimentalista e più complesso del Novecento, se non di tutta la letteratura, della storia della letteratura, che va lavora in banca. Se andate a passeggiare per Via Mattina, in Vicaria di Fernandi, di fronte al numero 52, vedrete una targa che è stata istituita da un grande studioso italiano morto molti anni fa, che si chiamava Melchiori. Chi ha studiato all'università tanti anni fa non può non aver incontrato i testi di Melchiori, perché era il più grande shakespeariano italiano, uno dei più grandi studiosi di Joyce in Italia e anche nel mondo. Allora, e Melchiori che fece? In questa targa scrisse: in questa casa romana visse nel suo esilio volontario James Joyce, che rese la sua Dublino il nostro universo, la sua cittadina, ciao, la sua cittadina il nostro universo, una città che era periferica da tutti i punti di vista, dal punto di vista politico, dal punto di vista religioso. Nessuno si sognava di andare a Dublino in vacanza, era una città, tra l'altro era la capitale di un'isola molto molto impoverita anche per questioni coloniali. Quindi questo scrittore ha in mente di prendere una periferia e di farla diventare il centro. Ma perché? Perché Joyce era un fan, diremmo oggi, di un grandissimo filosofo italiano che si chiamava Giordano Bruno. Le persone che hanno la mia età conoscono sicuramente, magari le ragazze più forse meno. Giordano Bruno era anche lui un esule, era un ragazzo nato a Nola, una periferia delle periferie, oggi è terra dei fuochi. Nasce a Nola, si trasferisce a Napoli, entra nell'ordine domenicano, è sempre un po' refrattario alle gerarchie, non sopporta le cose illogiche e piano piano comincia a litigare con i suoi superiori, al punto che deve scappare da Napoli e andare a Roma. A Roma fa ancora qualcosa, non accetta l'obbedienza, comunque parte di un ordine molto, molto rigoroso, non accetta l'obbedienza e a un certo punto deve lasciare la tonaca, cioè lascia la sua missione sacerdotale e diventa un laico. E da lì prende a predicare laicamente la sua filosofia in tutta Europa. Comincia da Genova, va in Francia, diventa uno delle persone all'interno del circolo del re di Francia, va in Inghilterra e conosce i grandi letterati inglesi, da cui Sidney diventa amico di Florio, probabilmente Shakespeare legge le sue cose. Poi anche dall'Inghilterra si trova un po' male perché sono religiosi, va a Wittenberg in Germania, dove sapete Amleto, insomma, era uno degli studenti di Wittenberg. Poi va a Venezia e vorrebbe tornare in Italia, ma quello è il tempo dell'Inquisizione e le sue idee sono considerate eretiche. Viene in qualche modo incastrato, riportato a Roma e sostanzialmente dopo quasi dieci anni di prigionia, condannato a Roma e viene bruciato su Roma a Piazza di Campo dei Fiori il 17 di febbraio del 1600. Perché parto da Giordano Bruno? Perché Giordano Bruno, tra le tantissime idee che erano state considerate eretiche dalla Chiesa di Roma, aveva detto che l'universo è infinito, che l'universo in cui viviamo è infinito, e questo fatto che l'universo sia infinito fa sì che ogni suo punto sia al contempo centro e periferia. Nel libro latino che scrive De Immenso, che voi fate il classico propagano che dovete sicuramente leggere, Bruno sostiene che il centro e la periferia in un universo infinito coincidono. E quindi, che vuol dire? Il corollario di questo, insomma, la logica porta a pensare che se io abito in quella che viene chiamata periferia, la posso considerare centrale, esattamente perché i centri del nostro mondo, quelli riconosciuti come centri, sono anch'essi periferici. Allora, questa logica è una logica che sembrerebbe metafisica, filosofica, ma in realtà è politica. È politica perché significa che tu puoi anche vivere al centro della cristianità, puoi anche essere il capo della Chiesa di Roma, ma sei esattamente un individuo come lo sono io. E questa logica porta all'eguaglianza, porta al fatto che le persone sono uguali, che nessuno può dirsi centrale se non accetta di essere periferico. Nessuno può dirsi al centro se non accetta di stare in periferia. James Joyce ama talmente questo filosofo Giordano Bruno che quando va a vivere a Roma, vi ho detto che si trasferisce anche a Frattina, ma dopo un po', siccome Joyce era anche lui abbastanza eretico
e anche abbastanza tetto dall'alto, era intemperante, quindi viene cacciato dalle case in cui vive, cioè i padroni di casa dopo un po' lo cacciano, viene cacciato da via Frattina e dove va a vivere? Va a vivere in un'altra via che si trova di fronte al Vaticano, di fronte a Castel Sant'Angelo, via di Monte Brianzo, nel quartiere che noi chiamiamo oggi Tor di Nona, e dove va a vivere? A 50 passi, 50-60 passi dall'ultima prigione di Giordano Bruno. Dalla prigione in cui Giordano Bruno vive i suoi ultimi 3 giorni di vita, prima di essere portato su un carretto con la lingua presa da una mordacchia, ovvero bloccata per non far parlare, e trasportato da lì a Campo dei Fiori, sarebbero sì e no 300-400 metri, per essere bruciato vivo all'alba del 17 di febbraio. James Joyce, che vive a Roma per 7 mesi, all'alba del 17 febbraio del 1907, andrà a fare lo stesso percorso da via da Tor di Nona fino a Campo dei Fiori per partecipare alla manifestazione politica anticlericale che si teneva in onore di Giordano Bruno, che si tiene ogni anno. Se andate il 17 di febbraio, io spesso vado con i miei amici, con Camurri, con tante altre persone, proprio a fare la stessa cosa. Tutto questo per farvi capire che uno scrittore come Joyce, che a volte ci viene presentato in maniera, secondo me, semplicistica, come uno che gioca con il linguaggio, o uno che inventa la lingua e quindi è una sorta di sperimentatore totale, uno che punta a distruggere i linguaggi e inventarne altri, in realtà era un uomo che voleva, tramite il linguaggio, tramite le parole, cambiare i mondi. Era una persona, Joyce, che aveva compreso bene che la differenza tra il termine parola, in inglese word, e il termine mondo, world, la differenza tra queste due parole, world, è una L, è la L di linguaggio. Il linguaggio, ovvero la capacità di parlare, e di parlare sempre meglio se riusciamo a espandere questo linguaggio, ci consente di cambiare il mondo. Vi faccio un paragone. Il paragone è quello dell'universo. Giordano Bruno aveva compreso, in maniera empirica, con qualche calcolo matematico, con qualche osservazione, ma anche in maniera filosofica, perché era contrario alla centralità di qualunque istituzione, in quel caso specifico, quello della Chiesa Cattolica, che si ergeva e che si erge tuttora, chiaramente la rappresentatrice di un pensiero unico, era convinto che l'universo, essendo infinito, non avesse un confine. Ma un universo infinito che non ha confine è sostanzialmente impensabile, cioè noi non possiamo pensare a qualcosa che non ha dei confini. Oggi i cosmologi, e lo sanno le persone che si occupano anche di questo, sanno perfettamente che l'universo è teoricamente infinito, nel senso che si espande all'infinito, ma per espandersi all'infinito deve avere un qualche spazio verso cui espandersi. Giordano Bruno questa idea qui la spiega in maniera molto semplice, ricorrendo a Lucrezio, il grandissimo poeta latino, che fra qualche anno ci viene studiato, che nelle Rerum Natura fa questo, intorno al verso 1000 del primo libro, se non sbaglio, fa questa metafora. Dice: immaginatevi di essere ai confini dell'universo e di prendere una freccia, di tirarla oltre il confine. Secondo voi, dove va a finire questa freccia? Aveva sostanzialmente spiegato che l'universo è infinito, ovvero è in espansione, perché se io sto su un punto e tiro via la freccia, l'universo è infinito. Lo stesso discorso è stato applicato dai matematici dell'infinito, da quelli che studiano l'infinito in matematica, per dire che i numeri sono infiniti. Non è possibile pensare ai numeri come finiti, perché basta aggiungere con 0,0001 e i numeri diventano infiniti. Joyce fa la stessa cosa con il linguaggio. È convinto che il linguaggio è infinito. Joyce è un irlandese. È un irlandese che scrive inglese. E già questo dovrebbe farci pensare, perché un irlandese scrive inglese? Un irlandese scrive inglese perché la lingua irlandese era praticamente morta, non era più parlata ai tempi di Joyce, ma non era morta come noi intendiamo il latino antico, il greco antico, non sono morte neanche quelle perché si parlano in certi contesti, però le intendiamo le lingue morte perché non sono commerciali, non si negozia, non si parla in latino, a meno che non sei Ratzinger, insomma. Allora, l'irlandese era vivo fino a metà dell'Ottocento, muore gradualmente, muore per motivi politici, muore perché l'Inghilterra decide di applicare certe leggi coloniali contro la cultura irlandese per assimilare l'irlandese e farli diventare come se stessi, per esportare così il loro modello, esattamente come altri stati nei giorni nostri tentano di esportare le democrazie. L'irlandese quindi muore intorno al 1850, muore nel senso che rimangono poche sacche di personaggi
di persone che parlano irlandese, muore in corrispondenza con una tragedia storica enorme, che è quella che noi chiamiamo, nei libri di storia viene chiamata la Grande Carestia, nei papi irlandesi viene chiamata la Grande Fame. La Grande Carestia è un evento storico che fa sì che nel giro di 5-6 anni l'Irlanda passa da 8 milioni di persone a 4 milioni, perché 3 milioni emigrano, 3 milioni di migranti e 1 milione muore di fame. Durante questa carestia, ovvero The Great Hunger, che gli irlandesi chiamano Great Amor, non muore solo la gente, muore anche la cultura, muore anche la lingua, perché gli irlandesi pensano di aver capito la lezione coloniale, ovvero se vogliamo sopravvivere dobbiamo assimilarci, dobbiamo diventare come loro, dobbiamo smettere di parlare irlandese. E questo fu forse un errore storico che fecero delle generazioni, ma un errore comprensibile, perché poi visto morire o scappare uno su due delle persone del tuo paese. Quando Joyce nasce, 30 anni dopo la Great Amor, 30 anni dopo la Grande Fame, l'inglese non si parla più e si parla l'inglese, un inglese diverso rispetto all'inglese che si parla in Inghilterra, perché noi oggi lo chiamiamo Irish English, si chiamava Hibernian English fino a qualche tempo fa, è un inglese che nelle parole è inglese, nelle strutture profonde è invece irlandese, per capirci, le parole dell'inglese irlandese sono le stesse dell'inglese inglese, ma la sintassi soggiacente è la sintassi profonda del gaelico, cioè della lingua morta che è rimasta nelle menti delle persone. James Joyce inventerà una lingua, non tanto con Ulisse, ma con un libro successivo che si chiama Finnegan's Wake. Scriverà un libro che, se lo leggete ad alta voce, sembra inglese. Vi recito tre righe: River Run, Past Stephen Adams, From Swerve to Shore to Panther Bay, Princess Spy, Commodious Fight, Is a Recirculation. Mi sembra inglese. Okay, sembra inglese, ma dalla primissima parola è una parola inventata, cioè riprende l'inglese e lo rimodella, lo cambia. Gli studiosi per tanti anni hanno detto: ah, quanto è bravo, lo sapete, è davvero un artista che sta a giocare con lei. Lui stava vendicandosi di una lingua che gli era stata tolta, stava sostanzialmente dicendo: tu mi hai tolto la lingua, io prendo la tua e la cambio e la faccio diventare un'altra cosa. E quando Joyce parlava, quando spiegava questo discorso, diceva sostanzialmente: I have put the English language to sleep. Ho messo a dormire la lingua inglese per far uscire l'inconscio della lingua inglese. E l'inconscio, come sapete, è pieno di traumi, è pieno di cose brutte che sono successe, che abbiamo fatto, a volte volendo, a volte non volendo. Quindi Joyce è uno scrittore politico per eccellenza, e questo è un po' il tentativo che io e tante altre persone stiamo cercando di mettere in campo, cioè far capire ai lettori, ma ai professori, che non bisogna più considerare Joyce il grandissimo architetto dei linguaggi, bisogna considerarlo una persona che sapeva perfettamente che con la lingua si cambia il mondo. L'Ulisse è un libro che nasce in Italia. Perché così? Perché l'Italia è il paese con più traduzioni dell'Ulisse? Lasciate stare che due sono mie, ma l'Italia è un paese che ha 7-8 traduzioni dell'Ulisse. Il che farebbe quasi, ci fa chiedere: ma perché prende un libro che lo dice 7 volte? Ovviamente queste tante traduzioni sono tutte diverse, perché la traduzione non è un'equazione, cioè non è che io prendo A e lo trasporto in B e A e B hanno un rapporto di eguaglianza. In realtà tra A originale e B traduzione c'è un prisma, la luce che è passata A attraverso il prisma e diventa tante traduzioni possibili. Quindi se voi vi mettete a tradurre l'Ulisse, tradurrete l'Ulisse in maniera diversa rispetto a come l'ho fatto io. Perché ce ne sono così tante in Italia? Perché Joyce è uno scrittore a suo modo italiano. Quando decide a 22 anni di lasciare l'Irlanda, di andarsene via e di diventare un esule volontario, cioè di abbandonare il suo paese, non lo fa con la certezza di arrivare in un posto in cui verrà bene accolto. Joyce scappa dall'Irlanda con questa donna, Nora, conosciuta 3 mesi prima, non sposata, in un'Irlanda cattolicissima, per finire in Italia cattolicissima, immaginate, a 22 anni, sostanzialmente senza nessuna certezza, sperando di andare a insegnare l'inglese. Ci riesce, un pochino ci riesce, un po' no. Poi c'è questo vizio del bere che non aiuta. E quando si stabilisce a Trieste, e Trieste allora non era italiana, Trieste è italiana adesso, Trieste quando Joyce si trasferisce era parte dell'impero austro-ungarico ed era una delle periferie austro-ungariche. Quando si trasferisce lì, la prima cosa che fa, pensate, è adottare la lingua italiana. Cioè lui e la sua compagna decidono, siccome il figlio sta per nascere in vista, decidono
di non parlare inglese con lui, con il piccolo Giorgio, cioè di utilizzare la lingua italiana come nuova lingua. Per cui che succede? Che questo Joyce, che era già innamorato dell'italiano per via dei suoi studi, aveva studiato Bruno, aveva studiato Dante, pure troppo, perché aveva preso la lingua di Dante ed era convinto che l'Italia si parlasse la lingua di Dante. Per cui quando arriva a Trieste incontra un personaggio amico suo fiorentino, che si chiama Francini Bruni, e gli dice: sto per portare da qui la mia sirocchia. E lui dice: ah, sirocchia? Sirocchia significa sorella. Però Dante, non un italiano moderno, quindi Joyce parlava questo italiano buffissimo antico che nessuno capiva. Quando si rende conto che deve cambiare, adotta il triestino, comincia a parlare triestino, comincia a utilizzare in famiglia l'italiano e il dialetto triestino, comincia a scrivere in italiano, scrive tutta una serie di articoli pubblicati dal giornale Piccolo della Sera, comincia a fare conferenze in italiano. Quando lascia Trieste e va a Roma a lavorare in banca, scrive tantissime lettere al fratello, questi 7 mesi complessi che vive a Roma, e in questi 7 mesi a un certo punto Joyce ha un'intuizione. L'intuizione è questa: devo scrivere qualcosa che si chiamerà Ulysses, ovvero devo scrivere qualcosa che avrà come titolo Ulysses. Ora faccio una piccola parentesi: se voi diventate studiosi joyceani, o se cominciate a frequentare i convegni dei joyceani, che sono cose folli, cioè sono cose che questa sala qui, trovare 100 persone che vivono solo studiando Joyce tutta la vita e che quindi, come nelle riunioni degli alcolisti anonimi, affrontano il proprio problema, cercano di risolvere un problema. E se andate in queste situazioni qui, vi rendete conto che certe persone questo libro lo chiameranno Ulysses e certi altri lo chiameranno Ulysses. E già questa cosa ci sembra un po' strana, perché un libro deve chiamare, perché un nome deve avere accettazione diversa, non è che dico Matera, Matera, ma se posso dire Matera o Matera, come dite voi, ma non è che dico Matera, no? Invece lui disse Ulysses o Ulysses. Non c'è una versione giusta, sono entrambe giuste, però ce n'è una che si può adottare per mandare un messaggio. E io dico Ulysses per un semplice motivo, perché c'era uno scrittore inglese che si chiamava Anthony Burgess, autore di Arancia Meccanica, per quelli che hanno visto il film di Kubrick, ma autore di tante altre cose. Anche lui, da inglese, che va a vivere in Italia, a Roma, per tanto tempo, e abbracciando per tanto tempo, quindi adotta la lingua italiana, al punto che si faceva chiamare Antonio Borghese, per scherzo, anche con Borges. Borges era un lettore di Joyce, e di fronte a questa diatriba Ulysses, Ulysses, un giorno, tra l'altro anche lui, un mezzo alcolista, ha detto: we should all say Ulysses, dovremmo tutti quanti dire Ulysses, because this book is about you. Ulysses, because it's about you. Ulysses, perché riguarda you, te, riguarda te. È una strana spiegazione, perché un libro scritto da Joyce, da un personaggio morto ormai 80 anni fa, cioè, 70, sono bravi in matematica, non nel 41 è morto, 81 anni fa, se non sbaglio. Perché dovrebbe, come fa a scrivere un libro che riguarda noi, anzi che riguarda il singolo lettore? È strano, no? Cioè, se io leggo Harry Potter, posso pure sperare che 11 anni cammina letterina per andare a Hogwarts, però diciamo che è una speranza di quelle distanti da potersi avverare. Non posso pensare che riguarda me, anche se certo ci sono delle cose che possono essere, il bullismo che c'è dentro Harry Potter può essere un esempio di quello che vediamo nelle scuole, ma insomma, i libri normalmente non riguardano la persona che li legge. Invece lui disse, sembra riguardare chi legge. Un po' come quel libro che forse avete letto di Michael Ende, no? la storia infinita, che a un certo punto il lettore diventa personaggio. Questo libro strano è un libro veramente molto strano, ma estremamente bello e divertente, nel senso che nel senso in cui possono far ridere le barzellette che non funzionano subito. Ci sono delle barzellette che uno racconta, quelle che dico io per esempio, che non le capisce mai nessuno, però poi se ci ripensi, magari uno ne dice: ah, forse faceva un po' ridere. Lui se funziona così, la prima volta che lo leggi capisci poco e ti annoia moltissimo, se lo rileggi comincia a piacere davvero tanto, poi se lo rileggi ancora diventa praticamente il tuo tetano, il tuo labirinto, e poi alla fine c'è o il suicidio oppure diventare joyceani. Ma è un libro però che ha questa sorta di che buca lo schermo, che entra direttamente nelle nostre vite. Vi faccio un esempio. In un episodio, perché questo libro non ci ha capito, ahimè,
agli episodi. Quindi se voi andate in un convegno giuseppiano e dite il terzo capitolo, rischiate la pena di morte. Si chiamano episodi perché Omero non aveva creato l'Odissea in capitoli, ma ci sono i libri che riguardano gli episodi di Odisseo all'interno delle sue dei pensieri. Quindi Joyce scrive episodi. Nel terzo episodio, che è l'episodio più oscuro, più complesso, perché riguarda l'introspezione del personaggio principale, Stephen Dedalus, che sarebbe un alter ego di Joyce, da giovane, era il nome Stephen Dedalus che lui utilizzava nelle lettere private, che si chiamava Stephen Dedalus. E quando Joyce firma i primi racconti sui giornali, si firma Stephen Dedalus, si firma mai James Joyce. Insomma, questo personaggio, che ha il nome utilizzato da Joyce nella vita, e si guarda all'interno di se stesso, sta sempre a pensare a come agire, cosa fare, cosa non fare, e i suoi discorsi con se stesso, possiamo chiamarli soliloqui, monologhi interiori, flussi di coscienza, è un modo di scrivere che rappresenta come pensi, il modo in cui tu pensi. A un certo punto di questo terzo episodio c'è un passaggio che io quando lo lessi, sostanzialmente 2-3 anni fa, quando avevo 21 anni, ma questo è una battuta che uno capisce troppo. Quando lo lessi per la prima volta intorno ai 13-14 anni, perché questo mi è capitato in sorte, mi sono trovato di fronte a questa frase molto strana, che è la in italiano, se quella in inglese. La frase è questa qui: "You find my words dark. Darkness is now soul. You not think." Ovvero, trovi o trovate, you sia singolare che plurale in testo. Andiamo in singolare. Trovi le mie parole oscure. L'oscurità è nella nostra anima. Non credi? Questa frase non fa parte di un dialogo che Stephen Dedalus si sta inscenando con un altro personaggio. Non è che lui lo sta dicendo ad alta voce. È un flusso di coscienza, quindi è la rappresentazione di quello che lui sta pensando. Allora le cose sono due. O è schizofrenico, bipolare, cioè parla con se stesso, si fa le domande e si dà le risposte. Cioè si sta dicendo, trovi le mie parole oscure, cioè l'altra parte di me, trovi le mie parole oscure. E quello risponde, ma l'oscurità è nell'anima, non trovo. Oppure sta parlando con noi, lettori, che troviamo le parole giuste oscure, che sono difficili. E lui ci sta dicendo, le trovi oscure queste mie parole, perché sono difficili. Ma la difficoltà ce l'abbiamo detto, quindi accetta la difficoltà. Accetta che la letteratura non è intrattenimento, non è semplice intrattenimento, non serve solo a farci divertire, a riempire il tempo. Per carità, serve anche quello. Non dico che non bisogna leggere libri leggeri, ma la grande letteratura non serve a riempire il tempo, non serve a riempire gli scaffali, serve a farci capire che per entrare in un rapporto migliore con noi stessi e con il mondo, dobbiamo entrare in noi stessi e vedere quanta parte di noi non comprendiamo, quanta parte di noi non capiamo. Non voglio fare discorsi così pessimistici, però il punto reale che poi anche secondo me ha sviluppato Italia Pirandello sulla scorta di queste visioni, perché Pirandello prende molto da Joyce, tra l'altro lo invita a cena a Parigi, e l'idea è questa qui, che quando noi siamo in società, in queste situazioni qui, ognuno di noi ha una maschera, cioè io sto utilizzando la maschera del conferenziere, quando sono in classe faccio la maschera del professore, tu hai la maschera del giornalista e del politico. Noi abbiamo un modo di rappresentarci che non è la nostra interiorità, ma è la nostra esteriorità, cioè la superficie. Poi è ovvio che se siamo sinceri ci sarà una affinità fra come sembriamo e come siamo, ma non ci sarà mai l'identità, cioè noi siamo qualcosa che conosciamo solo noi stessi, e poi abbiamo una faccia che tutti gli altri vedono. Allora, uno dei grandi eroi di James Joyce è stato citato anche in precedenza, si chiamava Oscar Wilde. Oscar Wilde in realtà non si chiamava Oscar Wilde, si chiamava Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, ovvero era un irlandese, perché Fingal è irlandese, O'Flaherty. Oscar Wilde era un irlandese, esattamente come Joyce, ma noi lo studiamo come se fosse un inglese. E questa è una cosa strana, perché se io sono italiano e per caso la Svizzera ci invade domani con l'aiuto di Putin, e non è che poi fa 20 anni che mi studi come svizzero, studiami come italiano, cioè mi hai invase, vabbè, accettiamo, però insomma io ho una mia identità. Oscar Wilde viene studiato con l'inglese, quando invece non è irlandese. Che diceva Oscar Wilde tra le tantissime cose che diceva? Oscar Wilde è un autore molto paradossale, cioè utilizza i paradossi, un
po' per far sorridere, un po' per far ragionare. Per esempio, quando voleva disparire le persone da stanno sposarsi, diceva: ma perché devi sposare? Non è che quando hai fame ti compri il ristorante. Quando hai fame vai a mangiare al ristorante, no? Lui diceva che la rimonia era come comprarsi i paradossi, non sto dicendo che scusate. Però diceva anche altre robe, tra cui questa cosa qui. Diceva: noi, tutti noi, abbiamo un solo dovere, abbiamo due doveri. Uno è portare una maschera per poter vivere, perché se dessimo agli altri veramente quello che siamo, potremmo anche spaventarli, no? Perché certe volte noi pensiamo pensieri che non vogliamo pensare, inutile negare. Facciamo soldi che non vogliamo fare. Noi non possiamo controllare la mente in maniera così salviniana, no? Che controllo tutto quello. Non si può fare. Noi possiamo controllare fino a un certo punto la nostra mente, la nostra libertà. Quindi White dice che bisogna, come prima cosa, bisogna portare una maschera. Il secondo dovere, non l'ho mai capito qual è, non lo sappiamo. Cioè noi sappiamo che ci sono due doveri, ma uno è portare la maschera, il secondo non lo sappiamo. Io credo che Joyce e Pirandello, che giocherà tantissimo sul discorso della maschera, ci sta dicendo questo. Noi siamo delle persone, viviamo in un certo modo, cerchiamo di rappresentarci nel modo migliore possibile, in certi casi, in altri nel modo peggiore possibile. Se vogliamo però davvero riuscire a stare, se vogliamo, in pace con noi stessi, a capirci meglio, bisogna che accettiamo di noi stessi quella parte che non padroneggiamo, la parte di noi che potrebbe essere il nostro opposto, il nostro alter, il nostro contrario. Gli psicologi, Jung, probabilmente principalmente Jung, insomma, anche qualcuno dei italiani, come vi puoi anche confermare, hanno sostanzialmente spiegato che, ad esempio, ogni uomo ha una parte femminile al suo interno, ogni donna ha una parte maschile, ed è un po' il bilanciamento di queste due parti che fa sì che poi tu avrai un'identità di un certo tipo. Quindi è impensabile dire io sono 100% maschio, io sono 100% donna, siamo tutti quanti un po' un misto di cose. Non parlo dal punto di vista fisico, parlo dal punto di vista, diciamo, principalmente psicologico. Noi siamo anche persone che non sappiamo di essere. Quando lo capiamo e quando accettiamo di essere anche il nostro opposto, vivremo probabilmente meglio. Viviamo meglio e accettiamo l'altro, e non dobbiamo fare le guerre, non dobbiamo puntare alla violenza, ma puntiamo alla comprensione. James Joyce, con il suo libro, qualche anno prima che queste idee diventassero pane quotidiano e uscissero dai circoli della psicologia e della psicanalisi, James Joyce lo prova a fare con il suo libro, cioè lui prova a creare in questo libro qui una situazione in cui la persona, il protagonista principale di Ulisse, è un emarginato. Il protagonista di questo libro si chiama Leopold Bloom. Si chiama Leopoldo, Leopold Bloom. Si chiama Leopold Bloom perché il suo nome è una traduzione, lui non si chiamerebbe Leopold Bloom. Lui si sarebbe chiamato, se fosse rimasto nel paese d'origine, del papà e del nonno, Leopold Virag, perché la famiglia Bloom è ungherese. Sono ebrei ungheresi. Leopold vuol dire Leopoldo, Virag vuol dire fiore. Quando questi ebrei ungheresi si trasferiscono nell'Irlanda ultracattolica della metà dell'Ottocento, Leopold diventa Leopold, Bloom, Virag, fiore, diventa Bloom, che vuol dire fiore. Leopold Bloom nell'Ulisse non ha solo il nome Leopold Bloom, quindi Leopoldo fiore. Siccome ha una sorta di relazione a distanza con una donna sconosciuta a cui scrive delle lettere d'amore, ma non si sono mai incontrati, quando scrive queste lettere d'amore lui non si firma Leopold Bloom, si firma Henry Flower, quindi si autoduce 150.000 volte. Se vi ricordate, dov'è che era morto Giordano Bloom? Era morto a Campo dei Fiori. Quindi Bloom is many flowers, è tanti fiori. In questo libro Bloom, ebreo, in una situazione, diciamo, di emarginazione, perché nessuno lo accetta, i cattolici in Irlanda non accettano questo straniero e per giunta ebreo, 1904, in un episodio del libro, stavo per dire capitolo, meno male, nel 15° episodio dell'Ulisse, Leopold Bloom viene messo sul rogo, esattamente come era stato messo sul rogo Giordano Bruno. Però Giordano Bruno muore sul rogo, cioè il suo corpo muore, non le sue idee. Bloom non muore, risuscita, non del rogo. Cioè questo è un rogo finto, era un rogo visionario, non è un fuoco finto. Bloom viene messo sul rogo, accusato di tantissime cose, tra cui di puntare a
una fratellanza universale e all'amore universale e al fatto che nessuna religione si deve, essere, deve contrastarsi, non ci devono essere guerre di religione. Lui dice queste cose qui, viene messo sul fuoco, però nel libro non muore, rinasce subito dopo, rinasce con una felice. E quindi Joyce cosa sta facendo con questo libro? Ci sta dicendo sostanzialmente tantissime robe, ma una cosa in particolare, che la persona più emarginata e che ha tutti contro può forse, conoscendo se stesso e conoscendo il potenziale che ha dentro, resistere, non soccombere, cioè non soccombere alla violenza, non soccombere ai soprusi. Vi faccio un esempio, nell'episodio 12, che succede? C'è un nazionalista irlandese, che sta in un pub, sono le 5 del pomeriggio. Se uno va in un pub irlandese alle 5 del pomeriggio, non trovi le persone a bere il tè, non trovi neanche le persone a bere la prima birra, trovi le persone a bere la quinta, sesta birra, per cui certe persone con il bere diventano più simpatiche, altre diventano più violente. Bloom, come detto, capita in mezzo a questi violenti, di cui uno è un nazionalista che a un certo punto gli chiede, lo vuole picchiare sostanzialmente, e gli chiede: Bloom, what is your nation? Per dire, ma tu, ma la tua nazione qual è? Visto che tu sei in irlandese. E Bloom, pensate come risponde, cioè lì è circondato da questi facinorosi che potrebbero tranquillamente picchiarlo oppure trattarlo male. Lui risponde: I am Irish, I was born here. Io sono irlandese perché sono nato qui. Mio padre era ungherese ed è venuto. Io sono nato qui e sono irlandese. Ora, questa cosa, sempre voglio studiare il latino, fa qualche anno studierete qualcosa che si chiama Ius Soli, che non esiste in Italia. Non ce l'abbiamo in Italia, non ce l'abbiamo in America. Ius Soli è questo discorso qui. Se nasco in un posto, io ho la nazionalità di quel posto. Se mia madre è ghanese e viene qui, e io nasco a Matera, io devo essere italiano. Invece questa cosa in Italia non funziona. In Italia tu, se sei figlio di una mamma ghanese, anche se sei nato in un ospedale in Matera, diverrai italiano a 18 anni dopo una serie di trafile impossibili. Quindi tu per 18 anni avrai tantissimi problemi piccoli di vita quotidiana. Joyce, 120 anni fa, in un libro ambientato nel 1904, sta facendo dire a un ebreo emarginato che si sta confrontando con 10 facinorosi nazionalisti: io sono irlandese perché sono nato qui. Se questo non è un messaggio politico, dite voi. Allora, torno al discorso da cui sono iniziato, fatemi un cenno quando devo chiudere. Ok, chiudo tra due secondi. Torno al discorso iniziale. La letteratura serve a riempire le nostre giornate, sì, serve a farci diventare più corti, sì, ma a che serve nel profondo? Perché si scrive? Perché le persone grandi come Joyce, che potevano fare tante altre robe, potevano mettersi a bere tutto il giorno, stare con le fidanzate, con i figli, perché scrivono, impiegano 10 anni per scrivere un libro del genere e altri 17 per scrivere un altro? Per aprirci gli occhi, per dirci che l'universo in cui viviamo è infinito, centro e preghiera con cielo, il linguaggio è finito, possiamo cambiare, migliorare i linguaggi, usare parole nuove, dire sempre cose nuove, ma soprattutto la nostra mente è infinita, perché la nostra mente è esattamente come l'universo, si può espandere, non c'è un punto limite, non c'è un momento in cui io posso dire questa è la fine della mente, la mente può andare sempre avanti, però è esattamente come l'universo, si può anche restringere, perché l'universo è soggetto a espansione e a restrizione. La mente si può espandere, si può restringere. Come facciamo a farla espandere? Accettando noi stessi, quello che abbiamo detto, accettando l'altro, ma soprattutto utilizzando una lingua sempre nuova, capendo che l'unico strumento che abbiamo per cambiare il mondo è il linguaggio, quella L che sta fra voi e voi. Perché vedevo che capiva o sentiva quello che è una donna, e sa
potevo convincere quando mi pareva e gli ho dato tutto il piacere possibile per portarcelo, finché poi non mi ha chiesto di dire sì. E io all'inizio non rispondevo, guardavo solo il mare e il cielo. Stavo pensando a così tante cose che lui non sapeva, a Mulvey e Mr. Stenon, Paeste e suo padre e il vecchio capitano Bruce, i marinai che giocavano con Birdie e dico stop e Washington Beach. Lo chiamavano lì sul molo e la sentinella davanti alla casa del governatore con quella cosa intorno al berretto bianco, povero diavolo, mezzo brustolito. E le ragazze spagnole che ridevano nei loro scialli, con i capelli pettinati in alto, gli assi al mattino, i greci, gli ebrei e gli arabi, e il dialogo lo solo lo sa chi apre ancora da ogni angolo in Europa. E Duke Street è il mercato del pollame, che è chiacciare continuo fuori da Harry Sharon. E i poveri asinelli che sbriciolavano mezzi appisolati. E quei tipi vaghi nei loro mantelli, a dormire in ombra sugli scalini, e le grandi ruote dei carretti di buoi, e il vecchio castello. Vecchio migliaia di anni, sì, e quei bei mori tutti in bianco, e quei turbanti come re che ti chiedevano di sederti nel loro negozietto, che ronda con le vecchie finestre delle posadas, dove si alza l'altiside per il suo amante spagnolo che bacia il ferro, e le vinerie mezzi aperte la sera, e le nacchere, e la sera che abbiamo perso la nave ad Algeciras, la guardia avanti e indietro, sereno col suo lume, e oh, quel torrente profondo, spaventoso, e il mare cremisi, a volte come il fuoco, e gli splendidi tramonti, e gli alberi di fico nei giardini dell'Alameda, sì, e tutte quelle stradine, strade, le case rose, blu e gialle, e i giardini delle rose, e il gelsomino, i gerani, i cactus, e Gibilterra da ragazza, dove ero un fiore di montagna, sì, quando mi sono messa la rosa nei capelli, come facevano le ragazze andaluse, Osho la quella red, sì, e come m'ha baciato sotto le mura moresche, e ho pensato, beh, tanto vale, lui o un altro, e poi gli ho chiesto con gli occhi di chiederlo ancora, sì, e poi me l'ha chiesto se io volevo, sì, dire, sì, mio fiore di montagna, e all'inizio l'ha abbracciato, sì, e l'ho fatto stendere giù, su di me, così poteva sentire i miei seni tutto profumo, sì, e il suo cuore impazziva, e sì, ho detto, sì, voglio, sì. Grazie ad Andrea Fontanarosa per la splendida lettura, e grazie ad Enrico Terrinoni per questo meraviglioso incontro. Grazie per essere stati qui e per aver partecipato a questa anteprima. Vi ricordo a proposito, visto che insomma abbiamo iniziato la rassegna dei Mami di quest'anno con un traduttore, che a settembre comunque Mami di Confini prevede nuovamente la rassegna Scrittori allo specchio, che è tutta incentrata appunto invece sulla presenza di traduttori dei grandi classici. L'anno scorso ha avuto un grandissimo successo, vedete che è un'altra dimensione di ascolto quella che poi facciamo con i traduttori, e siamo molto orgogliosi di aver portato a Matera una rassegna di questo genere. Per il resto io vi invito a questo punto a continuare a seguirci e vi rinnovo l'invito per l'appuntamento di giovedì 19 maggio con l'apertura di Amabili Confini della rassegna ufficiale con Pierpaolo Vettori alle 18.30 presso lo spiazzo di Viale Rosmini a sera venerdì, la nostra mammaria. Vi ricordo che Vettori sarà ospite della Casa Circondariale di Matera alle 9.30 e vi invito a seguirci sulla pagina Facebook, sul sito Mami di Confini, dove potrete trovare tutte le informazioni riguardo alla rassegna. Dal pubblico possiamo dire qualche cosa? Abbiamo 5 minuti perché abbiamo i tempi ristretti del museo, quindi se vuoi sì, se vuoi considerando allora, i tempi... 3 minuti, facciamo così. Facciamo così, 3 minuti. 3 minuti, due. Fai presto, però mi sono già passato 30 secondi. Allora, aspetta, ti faccio chiudere tutto a questo punto. Dico un'ultima cosa, che il museo ci ha omaggiato di alcuni ingressi gratuiti che distribuiamo adesso ovviamente ai nostri spettatori. Quindi le ragazze adesso faranno un giro tra di voi e vi omaggeranno di
Bruno Campanella. Campanella non va a finire sul rotto, però si finge per 27 anni pazzo per aver scritto La città del sole. L'infinito non ha un centro. Quando noi prendiamo le mappe della città, stiamo facendo lo stesso errore degli etnocentristi di tutti i tempi. È un'immagine piatta, ma anche la terra non è successo, è una sfida. E quindi ciò che a noi sembra periferico, in realtà è una sfida, non ha senso. E questo vale, prendo il tuo messaggio, come opposizione a tutti gli etnocentristi, che è stato il grande male dell'Ottocento, nell'inizio del Novecento, e che sta tornando con forza omicida, suicida, forse. Grande padre, Paolo, aveva già capito il mondo della fine, assumendo il tema della grande famiglia di Sciacca. Emarginato è la stessa cosa rispetto all'infinito. Emarginato è emargine di che cosa? Di quale periferia? Della periferia sociale? Cioè, perché c'è un, come si può disegnare un corpo sociale, definirlo nella sua interezza? Viaggio al centro dell'universo. Più soldi, il canto ce l'ha. Siamo noi, siamo in Italia. Viaggio al centro di un'altra società. E il linguaggio può cambiare. Sono a fatto un mio presidente, con l'energia, tre libri fondamentali, l'articolo. L'Odissea e l'Ulisse. Iulisse. Tre libri fondamentali. E come dici tu, la parola tocca per il primo dei tre libri comincia così. In principio era il vero.